mamma, guarda, c'è una lettera. Ah, sì. Questa lettera è per te, mio piccolo panda. C'è il tuo nome sopra. Questo, per il cucciolo di panda, era la prima lettera in assoluto ed era molto, molto eccitato. Ma nella sua eccitazione non notò il cucciolo di lupo cattivo che li ascoltava da dietro la finestra. Mi chiedo che cosa ci sia scritto in quella lettera. Tutti ricevono lettere, tranne me. Oh, fantastico! Questa è una lettera d'invito. Indovina chi viene nella foresta? Un orso che vende palloncini? No. Il pappagallo pagliaccio? No. Il gelataio giraffa. Urra, 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 yuhu! Una giraffa gelataio. Vi farò ben vedere cosa significa non invitare me. Quando il sole splendeva alto nel cielo, i piccoli animali che volevano mangiare il gelato, riuniti vicino agli alberi di bambù, stavano aspettando che arrivasse il gelataio giraffa. Ma non venne nessuno. Sono stanco di aspettare. Quando arriva la giraffa gelataio? Bene. Ma è scritto qui che il posto è questo, giusto? Sì, sì. Stiamo aspettando al posto giusto, proprio qui. Dopo un po', il gelataio giraffa arrivò dai piccoli animali, ma purtroppo non aveva il carrello dei gelati con lui. Mi dispiace avervi fatto aspettare, ma ho perso il mio carretto dei gelati. Stamattina ho messo gelato alla fragola, al cocco e alla vaniglia nel carretto e sono partito. A un certo punto mi sono fermato presso un melo camminando lungo il fiume e ho mangiato le mele rosse profumate dall'albero. Quando stavo per ripartire, cosa ho visto? Il carretto dei gelati era sparito! Ho cercato, ho guardato ovunque, ma niente, niente! Non essere triste, giraffa gelataio! Ti aiuteremo! Ti aiuteremo a trovare il tuo carretto! Davvero? Così andarono tutti al melo, per trovare il carretto dei gelati perduto. In quel momento, il lupo cattivo che rubò il carretto dei gelati era nella sua tana e iniziò a mangiare tutti i gelati con appetito. Gnam, gnam, gnam! Oh, è tutto per me! Nessun altro oltre a me potrà mangiare gelato! Il cucciolo di panda, che inseguiva le tracce del carretto, mostrò ai suoi amici le tracce di pneumatici sul terreno, con una lente di ingrandimento in mano. Ecco le tracce del carretto del gelato. Per di qua, andiamo! Tuttavia, i solchi finirono, quando trovarono l'erba alta. Oh, e adesso cosa facciamo? Amici, sento un profumo! Lo sentite anche voi? È come... fragola! Sì, questo è profumo di fragola! Panda e i suoi amici videro del gelato alla fragola spalmato sul tronco dell'albero. Penso che siamo sulla strada giusta! Andiamo, da questa parte! Per un po', tutti seguirono con successo il profumo di fragola. Tuttavia, quando la strada portò alla palude, il profumo delle fragole lasciò il posto all'odore di fango. Beh, siamo qui, ma non riesco a vedere nessun carrello dei gelati in giro. Ah, non è un carretto di gelati, ma le tracce nel fango continuano qui. Sì. E poi adesso non c'è solo una ruota, ma anche l'impronta di una zampa.
Il cucciolo di panda e i suoi amici immediatamente realizzarono che il fango era pieno di impronte, che appartenevano a un lupo. Così seguirono le tracce e arrivarono alla tana dei lupi. La volpe disse che uno di loro doveva entrare e prendere il carretto dei gelati. Ma ho tanta paura! No, non posso! Anch'io ho tanta paura! Non posso! Io posso! Panda raccolse tutto il suo coraggio e si diresse verso la tana del lupo. Ma il cucciolo di lupo, rendendosi conto che qualcuno stava arrivando, iniziò subito a gridare forte per cercare di spaventarlo. Chi va là? Non venite! Ho messo una trappola! Se entrate... io... oh, vi mangio! Panda capì dalla voce del lupo che era molto malato. Così, senza paura, andò da lui e vide tutto il gelato che era stato mangiato. Oh, ma stai tanto male, lupo! Non sto male! Tutti i gelati erano miei, ok? Il panda, insistendo, convinse il lupo e lo portò fuori. Gli altri animali e la giraffa erano molto sorpresi di vedere il lupo così malato. Tutti immediatamente lo fecero sedere vicino a una pietra riscaldata sotto il sole. Gli offrirono una tazza di tè caldo, poi una sana zuppa di bambù e infine gli consegnarono una lunga sciarpa per riscaldarlo. Se non avessi rubato il carretto dei gelati, li avremmo condivisi tra tutti e saremmo stati bene insieme, lupo cattivo. Sì, e non saresti così freddo e malato in questa bella giornata estiva. Ma voi non avreste condiviso il vostro gelato con me? Perché non mi avete mandato l'invito? Quando il piccolo lupo disse che non aveva ricevuto una lettera, il coccodrillo gli indicò i rami dell'albero, in piedi davanti a lui. Credo che la lettera che hai ricevuto sia rimasta incastrata tra i rami quassù. Per questo non l'hai vista. Oh, qui! La cicogna postina consegna sempre le lettere ai destinatari. Guarda, c'è anche il tuo nome sopra. Da quel giorno il lupo diventò un cucciolo più attento e iniziò a trattare meglio i suoi buoni amici, perché non dimenticò mai la cosa più importante nella vita della foresta: è la solidarietà e l'amicizia. Didalic, la rana assetata. C'era una volta, in un bosco molto lontano, una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto. Cro, 8, 9... e 10! Ho vinto io! Sono arrivato a 10! Ho vinto io! Bravo, Tidalic! Sei arrivato di nuovo a 10! Cra! Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete. Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra! Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono. Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia. Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'. Io penso che dovremmo fermarlo, cra. Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere.
perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua. Cosa? Ma qui c'era molta acqua! Dove è andata a finire ora? Tidalic, l'hai bevuta tutta tu! Cra! Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto! Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete? Cra! Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo! C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti! Shh! Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello? Cra! Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. In quel momento, l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui. Cra! Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante. Adesso sta dormendo profondamente. Devi svegliarlo! È molto importante! Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno, piccole rane? Oh! Sbrigati, volpe! Cra! Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere, né per lavarci! Cra! Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic. Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco! Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio. Ecco l'acqua! Acqua deliziosa! Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse: Ehi, coniglio! Tutta l'acqua che vedi qui è mia! Vai a bere da un'altra parte, per favore, Ma non c'è altra acqua qui intorno! Il lago è completamente prosciugato! La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima. E adesso dove posso trovare altra acqua? Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa. Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua? Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua! Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello. Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua? Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere. L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato
quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati. Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali! Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Cro! I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua! Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua! Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco! Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto. Oh, come facciamo adesso? Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua. Sì! Ottima idea! Inoltre, Tidalic adora ridere! Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana. Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato. Adesso sono proprio infuriato, Tidalic. L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano, ridevano, perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava. Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco! Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto! Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile! La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia. Avete ragione, amici. Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco.